L'8 di settembre cosa succede? C'è la capitolazione dell'esercito italiano e i campi di concentramento rimangono aperti. Perché? Perché i soldati dei contingenti di guardia, a Gonars ce n'erano 650 fra soldati ufficiali, ad Arve 2000, a Monigo 300-350, insomma erano contingenti anche abbastanza numerosi, questi soldati praticamente scappano, perché rischiano di passare dalla condizione di carcerieri a quella di carcerati, perché stavano intanto arrivando i tedeschi, i soldati tedeschi, quindi rischiavano a loro volta di essere arrestati e portati in campo di concentramento in Germania. Quindi i soldati italiani scappano, si nascondono. In molti casi ci sono testimonianze che, per esempio, vicino a Gonars si nascosero nelle stesse case soldati italiani e internati, quindi i vecchi carcerieri e carcerati assieme, accomunati dal nuovo oppressore, diciamo, dai nazisti. E quindi appunto i cancelli rimangono aperti e nei primissimi giorni, quando i tedeschi non erano ancora arrivati, questi internati, scortati per esempio dai campi di Gonars e di Visco in Friuli dai primi partigiani che si erano costituiti, cercarono di ritornare ai loro paesi, i loro paesi che spesso trovarono completamente bruciati. Questa vicenda dell'incendio dei villaggi da parte dell'esercito italiano, dei rastrellamenti, della deportazione nei campi di concentramento e delle uccisioni che l'esercito italiano fece nei territori occupati, la trovate ben descritta in un libro che ho portato anche questa sera, che si intitola Santa Messa per i miei fucilati, ed è il diario di un cappellano militare, Don Pietro Brignoli, di origine bergamasca, che era il cappellano del secondo reggimento della divisione granatieri di Sardegna, che scrisse un diario appunto quasi quotidiano dalla primavera del 42 alla primavera del 43, descrivendo tutte le azioni e operazioni che faceva il suo reggimento. Ogni giorno si legge di fucilazioni, incendi di villaggi, deportazioni, e il titolo Santa Messa per i miei fucilati è preso appunto da una delle frasi di questo diario. Contemporaneamente alla liberazione degli internati dai campi di concentramento si ha naturalmente la capitolazione dell'esercito italiano e le centinaia di migliaia di soldati che erano con l'esercito occupatore in Jugoslavia si ritrovano praticamente abbandonati a se stessi, perché i generali e gli altri ufficiali fuggono a loro volta, rimangono senza direttive. E quindi a quel punto per i soldati italiani si crea una situazione difficilissima. Le alternative erano quelle di o passare a collaborare con i nazisti, e alcuni lo fecero, specialmente le formazioni di camicie nere, oppure passare a combattere con i partigiani, e molti soldati fecero proprio questo e si formarono intere brigate, anche una divisione di partigiani italiani. L'esercito di liberazione jugoslavo fu un esercito multinazionale, si parlavano 50 lingue nell'esercito di Tito, e fra queste lingue c'era anche l'italiano. L'altra alternativa che i partigiani offrirono ai soldati italiani era quella di consegnare le armi e di ritornare a casa. E moltissimi soldati italiani fecero questo, preferirono ritornare a casa, e in questo ritorno furono aiutati dalle popolazioni che attraversavano, croati, sloveni. E poi naturalmente molti soldati vennero anche arrestati dai tedeschi, finirono in campo di concentramento in Germania. E quindi fu per i soldati italiani in Jugoslavia una vera e propria tragedia. Ma, come ripeto, molti passarono a combattere con gli jugoslavi e molti furono aiutati dagli jugoslavi a tornare a casa. Questo, contrasta una delle tante cose che vengono dette in questo periodo, che sono state dette in questi anni, una delle tante mistificazioni, cioè che tutti gli jugoslavi odiassero tutti gli italiani, e che tutti gli italiani sono stati infoibati e uccisi per odio contro l'Italia.
Non è così, la storia lo dimostra, la documentazione in merito è abbondante, basta andarla a leggere. Quelli che furono uccisi furono quelli che vennero riconosciuti come autori di particolari crimini, in particolare se uno era stato camicia nera aveva molta più difficoltà a salvarsi sicuramente. Però la gran parte poi delle persone, degli italiani che furono uccisi dai partigiani, morirono nel corso di combattimenti al fianco dei tedeschi, non è che finirono tutti infoibati come volevano far credere. E a questo punto inizia quella che viene chiamata appunto la tragedia delle foibe. È stato ricordato anche prima, si parla di due episodi, di due periodi, quello delle foibe istriane nel 1943 e quello poi delle foibe triestine nel 1945. Io vi parlerò brevemente portandovi alcuni documenti con la precisazione che l'argomento è vastissimo, è amplissimo, la documentazione che è stata trovata è tantissima, anche se vogliono far credere che non si possa sapere perché è passato troppo tempo. E quindi faccio soltanto alcuni esempi. In Istria non ci fu solo la capitolazione dell'esercito italiano, ma ci fu la capitolazione dello Stato italiano. In Istria lo Stato italiano era rappresentato esclusivamente dai fascisti, perché Mussolini aveva importato in Istria appositamente persone da altre regioni d'Italia per fascistizzare il territorio. Quindi coloro che ricoprivano tutti i ruoli, dal prefetto al maestro di scuola, all'impiegato comunale, erano tutti fascisti di sicura fede. Fascisti che per i motivi che vi ho descritto prima si erano fatti particolarmente odiare in Istria. Con l'8 di settembre, con la caduta dell'esercito e dello Stato italiano, c'è un'insurrezione in Istria, e si formano quelli che vengono chiamati poteri popolari, cioè un controstato praticamente che pone la propria capitale a Pisino, che è una cittadina appunto al centro. Si formano questi poteri popolari e vengono arrestati tutti i fascisti o quelli che si crede che siano fascisti, che restano in circolazione, molti si nascondono o fuggono anche, spesso quelli che avevano le maggiori responsabilità riescono a sottrarsi all'arresto. Comunque vengono arrestate moltissime persone. Nella descrizione del fenomeno delle foibe che è stata fatta in questi anni si è fatta passare l'idea che queste persone arrestate venivano immediatamente portate sull'orlo della foiba e spesso ancora vive venivano gettate dentro. Le cose in realtà non avvennero così. Nei mesi successivi, in novembre, dicembre del 43, gennaio del 44, quando l'Istria poi venne riconquistata dai nazifascisti, vennero fatti i recuperi dalle foibe e sui giornali locali, il Corriere Istriano, il Piccolo di Trieste, eccetera, cominciarono a comparire decine e decine di annunci mortuari in corrispondenza di questi recuperi delle foibe. Io vi ho riportato alcuni annunci mortuari. Questa è una foto che mostra come avvennero i recuperi delle foibe con questo macchinario che serviva appunto a scendere e a portare su i cadaveri recuperati. Ecco, questi sono alcuni di questi annunci mortuari. Vi faccio osservare anche le caratteristiche di queste persone: squadrista, sciarpa littorio, marcia su Roma, volontario redentista fascista dal 1919, squadrista, marcia su Roma, volontario in Africa orientale, caposquadra della milizia volontaria e sicurezza nazionale, squadrista, marcia su Roma, segretario politico di Pozzo Vittorio, centurione della milizia volontaria e sicurezza nazionale, legionario cumano, squadrista, sciarpa littorio, ufficiale della milizia volontaria e sicurezza nazionale. Ecco, e vi faccio osservare quando furono uccise queste persone: tra il 4 e il 5 ottobre. Il 5 ottobre, quindi 20 giorni dopo rispetto al loro arresto. 5 ottobre,
19 settembre, 5 ottobre, 5 ottobre. Ecco, perché tutta questa gente venne uccisa in questi giorni, in questo periodo? Perché effettivamente erano stati arrestati e tenuti nelle varie prigioni dell'Istria, molti erano stati anche sottoposti a processi più o meno sommari, naturalmente il periodo era quello che era, alcuni erano già stati uccisi, nel senso che erano stati condannati a morte e quindi fucilati, ma la gran parte, il 5 di ottobre, erano ancora nelle prigioni istriane. Se non che in quei 20 giorni cosa stava succedendo in Istria? L'Italia era stata completamente invasa dalle truppe naziste. In Istria cosa era successo? Era successo che gli istriani avevano resistito all'invasione nazista per 20 giorni. Il 5 di ottobre cosa succede? Succede che Pisino, che era appunto la capitale di questi poteri popolari, viene bombardata e l'Istria viene completamente riconquistata, anzi conquistata dai nazisti, guidati dai fascisti che erano venuti fuori dai loro nascondigli. È in questa occasione che la gran parte di questi arrestati viene uccisa. Perché? Perché i partigiani e questi insorti si ritirano dalle città che stanno per essere conquistate dai tedeschi e si portano dietro questi prigionieri e nel corso di questa ritirata li uccidono e li infoibano. Come avvenne la riconquista dell'Istria da parte dei nazisti? Avvenne con una tragedia immensa di cui non si parla normalmente, ma di cui i nazisti nel dicembre del 43 si sarebbero vantati nei loro documenti, perché dissero che avevano riconquistato l'Istria mettendo fuori combattimento 10.000 persone, di cui 3.000 uccisi e 7.000 deportati nei campi di concentramento in Germania, la gran parte dei quali non sarebbero poi più tornati. Quindi viene ricordata soltanto la tragedia delle foibe, cioè delle uccisioni da parte dei partigiani e degli insorti di questi che erano stati arrestati, riconosciuti di solito come fascisti. È logico che probabilmente alcuni di questi arrestati e uccisi non si erano forse macchiati di così gravi colpe da meritare questa sorte, però era un periodo, capite anche voi, abbastanza difficile questo qua, in cui nessuno in tutta Europa andava molto per il sottile. In genere invece quando si parla delle foibe istriane si fa credere che l'Istria fosse una sorta di isola felice, che fino a prima non era successo niente e poi improvvisamente i cattivi partigiani jugoslavi si sono decisi ad infoibare la gente. E quindi questa riconquista nazifascista dell'Istria avvenne con la messa fuori combattimento e l'uccisione di migliaia e migliaia di istriani, furono bruciati decine di villaggi e finalmente l'Istria fu, come dissero nei documenti fascisti e nazisti, riappacificata. Ma quanti furono in realtà coloro che furono infoibati dai partigiani e dagli insorti? Si parla di fra i 10 e i 20 mila infoibati, qualcuno si spinge a parlare di 30.000, molti parlano anche di più. Il ministro allora dell'informazione Gasparri nel 2004 parlò di 1 milione di infoibati. Quando poi però qualcuno si mette a tirar fuori i documenti, a cercare di capire veramente qual è stata la portata di questa tragedia, allora si comincia a dire che i numeri non contano, che anche uno solo sarebbe stato troppo. È chiara l'ipocrisia di un discorso di questo genere. Oppure in alternativa si dice, ma non si potrà mai sapere quanti sono stati. Invece si può sapere, perché la documentazione c'è. Per esempio, io vi cito due documenti, sempre di fonte fascista. Uno è la relazione che nel giugno del 1945 fece agli anglo-americani che si erano insediati a Trieste il maresciallo dei vigili del fuoco di Pola, Arzaric, che era stato nell'ottobre del 1943 incaricato dai nazisti
di fare il recupero dalle foibe. Perché i nazisti erano interessati ai recuperi dalle foibe? Non per motivi umanitari probabilmente, ma perché questo serviva a loro per poter dividere gli italiani dagli sloveni e dai croati e dividere in sostanza la resistenza. Effettivamente fu un'operazione che condussero molto bene e che riuscì e che ha i propri effetti ancora oggi. Questo Arzaric fece appunto questa relazione agli angloamericani e in questa relazione elencò tutte le foibe che visitò e foiba per foiba quanti corpi trovò e recuperò, eccetera. E lui parla in questa relazione di 204 corpi recuperati con nomi e cognomi, nel senso che furono riconosciuti, e poi parla di un'altra ventina di corpi che non furono recuperati per vari motivi. Poi parla di alcuni uccisi con il metodo descritto in questa pagina della Domenica del Corriere, cioè in altre circostanze o gettati in mare o in altri modi, e quindi si arriva a un numero intorno ai 250 persone che lui inserì in questa relazione. Poi c'è un altro documento sempre di fonte fascista, una lettera che il federale dell'Istria Luigi Vilucaglia, che si era insediato come federale con l'ottobre del 1933 e fu il più diretto collaboratore dei nazisti, quindi ebbe per tutti i mesi dal settembre del 1943 all'aprile del 1945 la più grande possibilità di movimento in Istria. E lui nell'aprile del 1945 scrisse una lettera a un suo amico e conoscente che però faceva parte del CLN di Trieste, Ercole Miani. Erano stati assieme irredentisti e volontari della Prima Guerra Mondiale, erano stati anche a scuola assieme, e Vilucaglia scrive a Ercole Miani: so che tu sei un bravo italiano, abbiamo fatto scelte diverse, ma riconosco che tu sei sempre uno che ama l'Italia. Quindi per noi invece le cose stanno andando male, quindi ti consegno queste 500 pratiche che io ho raccolto in questi mesi di persone che si sono sacrificate per l'italianità dell'Istria, perché tu, quando lo Stato italiano sarà di nuovo forte, eccetera, possa riconoscere il sacrificio di queste persone. Quindi il federale dell'Istria di Lucaglia, che aveva la massima possibilità di raccogliere tutta la documentazione necessaria, alla fine di aprile aveva raccolto incartamenti per 500 persone, che però non erano state tutte infoibate, perché tra queste 500 persone c'erano anche persone che erano morte in combattimento nei mesi successivi e che, anche se oggi si tende ad assimilare tutti quanti, penso che nessuno possa dire che vanno definiti come infoibati. Vi ho detto che in quei 20 giorni i nazisti riuscirono a riconquistare l'Istria, intanto avevano già riconquistato il resto d'Italia, e in particolare per quanto riguarda le province del confine orientale, queste province di Udine, allora non c'era la provincia di Pordenone, di Gorizia, di Trieste, di Pola, di Fiume, e la provincia di Lubiana non vennero incorporati alla Repubblica Sociale Italiana, ma diventarono Adriatisches Küstenland, cioè zona di operazioni litorale adriatico, annessa direttamente al Reich e governata direttamente da un Gauleiter nazista austriaco che si chiamava Friedrich Rainer. Quindi coloro che su queste terre hanno combattuto a fianco dei tedeschi, i battaglioni Mussolini, la decima Mass, la Guardia Civica, il reggimento alpino italiamento, eccetera, hanno combattuto al fianco dei nazisti giurando in tedesco fedeltà ad Hitler. E questa è un'altra cosa importante da dire, perché una delle tante mistificazioni che si fanno in questi anni è quella di dire che coloro che, i fascisti che sono morti tra il 43 e il 45 in queste terre, sono morti in difesa del confine orientale d'Italia.
Niente è più falso di questo, perché capite anche voi che se i nazisti avessero vinto la guerra, queste terre sarebbero rimaste quasi sicuramente Terzo Reich. Fra le formazioni collaborazioniste dei nazisti, una menzione speciale va all'Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza di Trieste, che fu l'istituzione apposita che il fascismo riservò alla Venezia Giulia per la repressione della lotta partigiana ancora prima dell'8 di settembre, perché in quelle terre la lotta partigiana era iniziata prima. L'Ispettorato Speciale era costituito da circa 450 poliziotti che si macchiarono di efferati delitti contro la popolazione slovena e croata e contro anche gli antifascisti italiani, e in particolare va ricordata quella che venne chiamata la Banda Collotti, dal nome di Gaetano Collotti, uno dei capi di questo ispettorato. Vi dico brevemente la sua storia. Il 28 aprile fuggì da Trieste con i suoi più stretti accoliti. A Carbonera di Treviso venne intercettato, venne fermato, fu riconosciuto, è stato sfortunato perché c'era lì proprio un partigiano triestino che lo riconobbe, e il giorno dopo venne fucilato. Questo Gaetano Collotti si era macchiato nei mesi precedenti di tutti i delitti possibili e immaginabili contro la popolazione della Venezia Giulia. Ma se voi oggi leggete il libro di Pansa, Il sangue dei vinti, lo trovate tra le vittime dei partigiani che vengono indicati come carnefici di brave persone che non si sa perché sono stati poi uccisi. Questo Gaetano Collotti, insieme con i suoi scherani, andavano nei villaggi del Carso triestino, che erano abitati tutti da sloveni che appoggiavano molto la lotta partigiana, si portavano dietro gli strumenti di tortura, si insediavano nell'osteria del paese e lì cominciavano a torturare e farsi dire dove erano i bunker, dove erano i partigiani. Potete capire anche voi l'effetto devastante anche dal punto di vista psicologico oltre che materiale che questo fatto poteva avere, perché tendeva appunto a mettere anche la gente gli uni contro gli altri in seguito alle delazioni e alle spiate che venivano fatte. Dalla documentazione anglo-americana si legge che questo Gaetano Collotti usava liberarsi delle vittime delle sue torture gettandoli negli anfratti del Carso, ma gli anfratti del Carso sono appunto le foibe. Arriviamo così velocissimamente al 1 maggio del 45, quando si ha la liberazione di Trieste e delle altre città del Friuli, della Venezia Giulia. Anche Udine e Gorizia vennero liberate il 1 maggio e Fiume il 3 maggio. Si ebbe quella che viene chiamata la corsa per Trieste, nel senso che a Trieste c'era una parte della popolazione che avrebbe preferito che arrivassero prima gli anglo-americani, mentre un'altra parte avrebbe preferito che arrivassero gli jugoslavi. In questa cosiddetta corsa per Trieste arrivarono il 1 maggio per primi gli jugoslavi, il giorno dopo, il 2 di maggio, arrivarono i primi reparti alleati costituiti da un reparto neozelandese. Iniziano così quelli che sono stati chiamati, a seconda dei punti di vista, i 40 giorni di amministrazione jugoslava o di occupazione jugoslava, ed è il periodo in cui si parla appunto delle foibe triestine. Anche in questo caso la documentazione è abbondantissima. Gli jugoslavi e i partigiani che avevano fatto l'insurrezione a Trieste, nei giorni successivi arrestarono moltissime persone. Ma questa non è una cosa che deve tanto meravigliare, perché questo è successo dovunque in Italia e in Europa dopo la liberazione delle città. Ed è una cosa che è anche prevista dalle leggi di guerra. I soldati che vengono trovati in divisa devono essere presi e messi in campi di concentramento per prigionieri di guerra. E questo venne fatto. Tutti quelli che erano repubblichini, che avevano combattuto al fianco dei nazisti, ed erano tanti, vennero arrestati e messi in campi di concentramento in Jugoslavia. Oltre a questi vennero arrestati anche tutti quei civili che, a torto o a ragione,
venivano considerati collaborazionisti dei nazisti o che si erano macchiati di delazioni, di spiate, eccetera. È logico che, come dicevo prima per quanto riguarda il periodo istriano, sicuramente vennero arrestate anche persone che forse non si erano macchiate di particolari delitti o che non si erano macchiati di delitti per niente. Però immagino che sia abbastanza chiaro a tutti che dovevano essere giorni e settimane abbastanza difficili, anche perché un'altra cosa che non viene ricordata di solito è che nella nostra regione e in tutto il territorio attorno a Trieste non è che la guerra finì il 1° maggio del 1945. Le ultime truppe tedesche uscirono dal Friuli l'8 maggio del 1945 e Lubiana venne liberata l'11 di maggio. Quindi in realtà in queste terre la guerra rispetto al resto dell'Italia andò avanti per almeno altri 10 o 15 giorni. E poi le guerre non finiscono proprio quando i belligeranti ufficialmente decidono di farle finite. Si sa che dopo ogni guerra c'è sempre uno strascico di vendette e di rese dei conti. È successo in Europa dovunque, in molte città d'Italia, è successo a Parigi, è successo in tutti i posti in cui sono arrivati anche gli angloamericani a liberare. E questo successe sicuramente anche a Trieste. Vi ho detto che furono arrestate circa 17.000 persone. Questo risulta dagli elenchi della Croce Rossa. A queste 17.000 persone, da alcuni, vengono tout court indicate come i foibatti, ma non è fatto così. La gran parte di queste persone furono rilasciate nelle settimane e nei mesi successivi. E questo risulta da altri elenchi che però devono essere incrociati, devono essere controllati, bisogna fare un lavoro storiografico. Invece purtroppo in questa questione delle foibe ognuno così ha potuto parlare basandosi sul primo documento trovato. Queste persone arrestate vennero messe in campi di concentramento in Jugoslavia, fra tutti ricordo quello di Borovnica vicino a Lubiana, dove furono internati circa 3.000 persone, tutti comunque uomini adulti, soldati, o comunque adulti considerati collaborazionisti. Le condizioni in questi campi di concentramento furono effettivamente molto difficili, erano difficili in tutta la Jugoslavia, perché la Jugoslavia fu uno dei paesi insieme con la Polonia e l'Unione Sovietica che ebbe le maggiori distruzioni in rapporto al territorio e alla popolazione. Ci furono in questi campi epidemie di tifo e molte persone morirono in questi campi. Altri furono fucilati dopo processo, ma questi non è che si possano definire tout court i foibatti. Morirono e sicuramente sarebbe stato meglio che non morissero, ma morirono in circostanze come vi ho descritto.